Elly Schlein, candidata segretaria del PD in Molise, a Campobasso, la prima tappa del tour in vista delle primarie del 26 febbraio. Dal palco ammette: il partito non è più in grado di rappresentare le fasce più deboli, occorre un cambio di passo. Lotta alle disuguaglianze, lavoro e clima, i temi fondamentali. Rotello in lutto per la morte di Emilio Salvatore Sarni, operaio Stellantis e consigliere comunale deceduto a seguito di un intervento chirurgico per un infortunio al polso. La famiglia ha presentato esposto in procura, l'autopsia chiarirà le cause del decesso. Al via il Carnevale di Larino, giunto alla 48esima edizione. I giganti di cartapesta sono tornati a sfilare per le strade cittadine. Tanto entusiasmo per una 4 giorni all'insegna del divertimento. Tra i temi dei carri allegorici, guerra, pace e Covid. La capitale dei pastori, Castel del Monte, piccolo centro ai piedi del Gran Sasso, è tra i borghi medievali più belli d'Italia, che non teme la crisi e che nell'ultimo anno ha visto aumentare il numero di presenze in paese. E infine lo sport, calcio, super sfida per la D, in scena a Lancellotta il big match tra Isernia, San Leucio e Campobasso 1919, la diretta su Teleregione dalle 14.45. Ben trovati con la nostra informazione. Come avete sentito in apertura, la politica, il PD verso le primarie del 26 febbraio, parte dal Molise il tour della candidata Elly Schlein, che ammette: il PD non è più in grado di rappresentare le fasce più deboli, occorre un cambio di passo, lotta alle disuguaglianze, lavoro e clima, i temi fondamentali su cui ricostruire il partito. Sentiamo. Parte dal Molise il tour verso le votazioni del 26 febbraio della candidata segretaria del PD Elly Schlein, arrivata in mattinata a Campobasso tra gli applausi dei presenti. Lotta alle disuguaglianze, lavoro dignitoso, non precario e clima, i tre temi fondamentali su cui ricostruire il partito. È una tappa importantissima, ci tenevamo molto a essere qui a Campobasso, a portare una speranza di ricostruzione di un nuovo partito democratico che serve per costruire l'alternativa alle destre che oggi governano il paese. È un partito che deve cambiare tutto, deve cambiare visione, deve cambiare volti, deve cambiare metodo, deve aprire un varco per tante donne e giovani, soprattutto al sud del nostro paese, che non hanno trovato spazio in politica in questi anni. Noi siamo qui per questo, per fare un appello a loro di ricostruire insieme un'alternativa credibile che parli di lotta alla precarietà, lotta al lavoro povero, che lotti anche per affrontare una conversione ecologica che è ormai irrimandabile. La candidata alle primarie fa mea culpa e ammette che il PD non è più in grado di rappresentare le fasce più deboli della popolazione. Per questo c'è bisogno di un cambio di passo. Proviamo a costruire un nuovo partito democratico al servizio di chi non ce la fa, ha detto dal palco, allestito lungo corso Vittorio Emanuele II. Poi un passaggio anche sulle prossime regionali in Molise. Sicuramente alleanze larghe con chi sui temi che proponiamo, sperando appunto di vincere le primarie del 26 di febbraio, quindi diseguaglianze, clima e lavoro sono i temi fondamentali per metterci a un tavolo con tutte le altre forze alternative alle destre e cercare di costruire un'alleanza vincente. Combattere le disuguaglianze territoriali deve essere la priorità, proseguito, e dunque no all'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata che ha portato Calderoli con una doppia forzatura in Parlamento è un disegno che trasuda ancora il respiro secessionista della Lega, perché è un disegno che ha scavalcato le regioni nei luoghi opportuni del confronto, ha scavalcato il Parlamento dicendo che i livelli essenziali di prestazione, che ricordiamolo, riguardano i diritti fondamentali delle persone che vivono in questa regione: diritto alla salute, diritto al trasporto, diritto anche naturalmente alla scuola pubblica che dobbiamo difendere, perché accanto alla struttura che propone Calderoli con questa forzatura dell'autonomia differenziata ce n'è pure un'altra, è quella del ministro Valditara, che parla di gabbie salariali. Noi invece crediamo che tutte e tutti gli insegnanti meritino di essere pagati di più, perché siamo il paese che li paga meno d'Europa. Poi un monito all'attuale governo, che dichiara troverà la nostra più forte contrapposizione, pronti alle barricate contro le privatizzazioni dalla sanità alla scuola.
La comunità di Rotello sotto shock per la morte del 47enne Emilio Salvatore Sarni, operaio Stellantis e consigliere comunale di maggioranza nell'amministrazione Marmorini. L'uomo pochi giorni fa aveva riportato un trauma da schiacciamento al polso mentre si allenava a casa. Dopo due accessi al pronto soccorso del San Timoteo, giovedì era tornato in ospedale per un peggioramento, poi l'intervento d'urgenza. Di lì il trasferimento in rianimazione dove l'uomo è poi deceduto intorno alle 21.30 di venerdì. I familiari hanno chiesto l'autopsia sul suo corpo, esame che potrebbe svolgersi già domani e che chiarirà le cause del decesso. Cambiamo argomento. Nel 1871 Agnone contava 11.865 abitanti, oggi sono rimasti 4.731 residenti, un tracollo demografico inarrestabile e drammatico che si spiega con la mancanza di servizi, di lavoro e di infrastrutture. Nicola De Santis. Nel 1871 Agnone contava 11.865 abitanti. Dietro solo a Campobasso, che all'epoca registrava all'anagrafe 14.331 residenti, mentre Isernia e Termoli contavano rispettivamente 9.193 e 3.172 abitanti. La cittadina altomolisana in 70 anni, dal 1951 al 2021, ha perso 5.000 abitanti con un saldo negativo pari ad oltre il 50%, il dato peggiore del Molise. Nell'ultimo censimento gli agnonesi risultano essere 4.731. Tra le cause del tracollo demografico c'è senza dubbio la denatalità. Oltre 200 i nati nel 1951, appena 40 nel 2010, anno in cui fu chiuso il punto nascita dell'ospedale Caracciolo. Sin dal primo dopoguerra, inoltre, la mancanza di occupazione ha costretto centinaia di agnonesi ad emigrare al nord o all'estero. L'assenza di servizi, di una viabilità degna di tal nome, di un lavoro dignitoso, hanno spinto molti cittadini a lasciare Agnone, con la morte nel cuore, alla ricerca di condizioni di vita migliori. Se questo trend dovesse confermarsi anche in futuro, è facile prevedere che nel giro di qualche decennio Agnone non esisterà più, così come molti altri paesi del Molise. E parliamo ora di un altro comune, ci spostiamo però in Abruzzo, per la precisione a Castel del Monte, ai piedi del Gran Sasso, tra i borghi medievali più belli d'Italia, nell'ultimo anno ha visto aumentare il numero di presenze. Sentiamo. Matteo Pastorelli, sindaco di Castel del Monte, ai piedi del Gran Sasso, un paese quindi pieno di turismo? Beh, diciamo che l'estate ci ha premiato in questi ultimi anni, nonostante la pandemia noi abbiamo visto aumentare il numero di presenze. L'inverno, anche sì, non avendo piste di sci, non abbiamo un grandissimo afflusso, però anche in assenza di neve comunque abbiamo un territorio che può essere visitato anche d'inverno e quindi si sono registrate presenze anche da noi. C'è una forte attrattività del suo paese? Beh, il nostro paese ha innanzitutto è un borgo medievale che fa parte dei borghi più belli d'Italia, quindi ha una valenza anche culturale e poi ha anche una posizione strategica perché è l'ultimo paese di accesso prima della grande piana di Campoimperatore. Per i giovani avete in mente di fare qualcosa per quest'anno? I giovani è il cruccio dei piccoli borghi di montagna perché praticamente la classica storia, i giovani possono continuare a vivere in questi paesi se vengono incentivati e se vengono date loro delle opportunità. Come piccole amministrazioni si possono fare delle piccole iniziative, però è tutto il sistema regionale e statale che deve fare qualcosa in più per incentivare questi giovani a crearsi il proprio futuro, perché le possibilità ci sono, e vivere nei nostri paesi. E parliamo ora dell'evento Campoascianerie, atto di amore alla città di Campobasso. Parte del denaro raccolto è stato donato all'associazione Quartiere Campobasso Nord. La consegna è avvenuta a Palazzo San Giorgio. Per noi c'era Alessandro Adamo.
A Palazzo San Giorgio la consegna in beneficenza di una parte dell'incasso raccolto durante la manifestazione Campo Ascianerie, atto d'amore alla città di Campobasso, tenutasi lo scorso 11 novembre 2022 al Teatro Savoia di Campobasso. Presente Paola Felice, assessore alla cultura al Comune di Campobasso. È un giorno importante, concludiamo un percorso avviato con una manifestazione che ha visto coinvolti tantissimi artisti in onore della città di Campobasso, Campo Ascianerie. Tutto il ricavato dell'evento che si è svolto al Savoia verrà devoluto all'associazione Campobasso Nord. Siamo molto contenti che da un evento così bello possa scaturire invece il sostegno a chi si impegna per il volontariato, per il banco alimentare e soprattutto per mantenere vivi i nostri quartieri. Conduttore ed organizzatore dell'evento Franco De Santis. È stato un piacere per me organizzare questo evento e vedere come la città ha risposto. C'è stato un sold out inaspettato in pochissimi giorni e quindi a nome mio, a nome di tutti gli artisti che sono saliti sul palco con me, doniamo in beneficenza parte dell'incasso appunto all'Associazione Campobasso Nord e per me è stato un grande piacere. Grandi ringraziamenti da parte di Nunzio Borrelli, presidente dell'Associazione Quartiere Campobasso Nord. Noi siamo molto impegnati nel volontariato, tant'è vero che loro ci hanno tenuto in considerazione proprio per il fatto del banco alimentare, dove noi andiamo a supportare diverse famiglie del quartiere e non solo. Riconosciuto come uno dei 27 carnevali storici d'Italia dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, parliamo del Carnevale di Larino, giunto alla 48esima edizione con i suoi giganti di cartapesta. Temi importanti quelli scelti per i carri allegorici come guerra, ma anche il Covid. Vediamo. Riconosciuto come uno dei 27 carnevali storici d'Italia dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al via il Carnevale di Larino con i giganti di cartapesta che sono tornati a sfilare in città. Il primo marzo 2020 ci siamo lasciati esattamente qui di fronte al Tribunale con l'ultima cerimonia di premiazione, prima naturalmente del lockdown. Oggi riprendiamo, il Carnevale di Larino è alla sua 48esima edizione e credo si prepari a vivere nella storia recente l'edizione più bella, più completa. Il livello della qualità artistica non solo dei carristi ma anche dell'intera organizzazione è cresciuto in modo esponenziale e noi ci vogliamo godere questa 4 giorni dal primo all'ultimo, il 26 febbraio naturalmente. Il Carnevale dunque torna in grande stile, una 48esima edizione caratterizzata da un programma ricco dove i veri protagonisti sono i bellissimi carri allegorici. Il nostro Carnevale è stato riconosciuto dal Ministero della Cultura e questo riconoscimento ci ha permesso di valorizzarlo e di promuoverlo e con una valenza non solo regionale ma anche nazionale. Siamo tra i carnevali storici più importanti d'Italia e questo ci fa enormemente piacere. Vere e proprie opere d'arte realizzate grazie all'impegno di tanti giovani. Si preannuncia un'edizione spettacolare, siamo quasi al mezzo secolo, nonostante la giovane età di tutti i partecipanti, abbiamo insomma una serie di edizioni alle spalle che ci hanno rinforzato le ossa, come si suol dire. Siamo pronti, siamo ai nastri di partenza e non vediamo l'ora di ospitarvi e di farvi divertire nei prossimi giorni. Ecco, volevo far capire ai nostri telespettatori quanto lavoro c'è dietro. Guardi, il lavoro è immane. L'Arinella è la sola associazione che rappresenta dal punto di vista organizzativo tutti i gruppi costruttori. Dietro c'è un esercito di 400 persone che lavora in una maniera assidua alla costruzione di questi giganti di cartapesta. Di solito servono circa 110 giorni, 120 giorni di lavoro per realizzare queste opere e loro, diciamo, lo fanno in maniera del tutto gratuita e spassionata. L'innovazione di quest'anno è stata proprio la collaborazione tra tutti i gruppi costruttori. Non dimentichiamo che di fondo c'è una gara, cioè nel senso che si sfidano a suon di opere in cartapesta. La realtà dei fatti però è che hanno messo da parte quella che è la competizione per pensare al bene della manifestazione. 4 giornate, tanto lavoro dietro. Tantissimo, 4 mesi intensi nei capannoni. Quest'anno, in differenza degli altri anni, siamo stati anche 4 carri insieme a lavorare. È stato molto, molto più bello degli altri anni. Quanti carri ci sono? Ci sono 6 carri, di cui 4 di prima e 2 di seconda categoria. Ok, spieghiamolo meglio, che cosa si intende? Allora, la seconda categoria sarebbe
i ragazzini che dovrebbero essere il nostro futuro del carnevale, e quelli di prima sono i veterani del carnevale di Larino. Vi piace il carnevale di Larino? Sì, è bellissimo. Da dove venite? Chieuti, della Puglia. Manuel, allora ti piace il carnevale? Sì. E qual è il tuo carro preferito? Quello con il leone. Questa edizione com'è? Come le sembra? Vabbè, sicuramente il livello si è alzato di moltissimo. Credo che va fatta una nota di applauso a questi ragazzi che ci mettono non solo tanto impegno, ma anche tanto amore. Hanno dedicato giorni, notti per fare queste opere d'arte, quindi davvero una nota di applauso. Complimenti. Carri dai temi importanti e attuali come il conflitto in Ucraina con il Ring della Discordia e Figli di Putin, che propone nella classica chiave caricaturale le fattezze del leader russo Vladimir Putin e una bambina che nella sua innocenza copre gli occhi al suo bambolotto per non fargli vedere gli orrori della guerra. Quello che volevamo dimostrare con questo carro è un punto di domanda. Se le nuove generazioni saranno figli di queste, diciamo, personaggi qui, o punteranno ad un mondo migliore. In questo caso rappresentiamo la mamma, per ringraziare tutte le mamme che ci sono nel mondo. E come vedete c'è una leonessa con il cucciolo, e ogni tipo di animale ha il cucciolo con sé. Poi c'è la donna che ha un grembo. E c'è un albero che rappresenta l'albero della vita. I ragazzi sono diventati sempre più bravi, hanno cominciato a fare anche delle scuole di carta pestai, quindi sono andati a Putignano, a Viareggio, è entrata anche la meccanica nei carri. All'inizio erano, come dicevo, cose così alla buona, come si fanno anche in altri paesi, non con questa professionalità. Madrina della prima giornata, Adriana Volpe. Mesi e mesi per realizzare questi carri in cartapesta bellissimi, che sono alti insomma fino a 6 metri. Ho portato anche mia figlia proprio per far respirare questa atmosfera, vivere questa esperienza. Senta, è la prima volta che viene qui in Molise? Allora, è la prima volta che vengo a Larino, quindi questo sì, non vedo l'ora di fare anche una bella camminata per le vie, conoscere la gente, assaggiare poi anche i prodotti tipici locali, non vedo l'ora, quindi mi fermerò anche questa sera. E poi abbiamo la fortuna che è stata una giornata splendida, quindi c'è una luce oggi magica e soprattutto c'è il calore della gente, dei molisani. Venite a Carnevale di Larino, il migliore del mondo! Bene, dunque un carnevale sicuramente da non perdere. Ora scopriamo insieme le previsioni del tempo in Abruzzo e Molise. Previsioni del tempo di lunedì 20 febbraio. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione Molise, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche annuvolamento nel corso del pomeriggio. Venti deboli, mare da poco mosso a quasi calmo. Queste le temperature. Campobasso minima 4, massima 16 gradi. Isernia 2,17, Termoli 9,14, Venafro 3,19 gradi. In Abruzzo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli, mare poco mosso. Queste nel dettaglio le temperature. L'Aquila meno 2, 16 gradi. Pescara 8, 13. Chieti 8, 14. Teramo 8, 13 gradi. Ed ora lo sport, il calcio con la super sfida per la D in scena a Lancellotta, il big match tra Isernia, San Leucio e Campobasso 1919, partita che seguiremo in diretta subito dopo il nostro telegiornale. Ma adesso ci colleghiamo proprio con la collega Valentina Ciarlante, che si trova in questo momento allo stadio ed è pronta, e da lei vogliamo sapere un po' che aria si respira lì a Isernia. Ciao Valentina.
Ciao Samantha, buon pomeriggio a tutti voi. Allora, subito live chiederei ad Andrea Fatica, che è l'operatore che è con me qui oggi a bordo campo, di spostarci sul terreno di gioco verde dello stadio Lancelotta, perché è appena arrivata la squadra del Campobasso per l'allenamento prepartita. Fino a poco fa c'era qui con noi Roberto Barrea, che è il preparatore atletico del Campobasso, che naturalmente ora ha raggiunto la squadra che è appena arrivata. E allora c'è grande emozione per questa che è sicuramente la partita più importante del campionato d'eccellenza, che arriva alla 21esima stagionale del massimo torneo di calcio molisano. Si scontrano le prime due della classe, il Campobasso e l'Isernia, che insomma sono divise da una storica rivalità. C'è una buona rappresentanza di pubblico arrivata da Campobasso, tanti anche quelli di i tifosi dell'Isernia, le persone di Isernia che stanno piano piano arrivando qui in Contrada Le Piane. Tra poco lo stadio sarà gremito, perché sappiamo che i ticket disponibili per la tifoseria ospite sono andati tutti esauriti in pochissime ore, ma anche la tribuna di casa sarà piena. Noi saremo in diretta con Francesco Presutti e Franco De Santis a partire dalle 14.45, quindi Samantha appena ci darai la linea ci collegheremo per raccontare questa partita, le mille emozioni di una gara che con ogni probabilità decreterà la vincitrice di questo torneo, perché sappiamo che il Campobasso veleggia in maniera indiscussa verso la Serie D, ma l'Isernia anche all'obiettivo della promozione e non vuole mollare di un centimetro. Del resto si è sempre detto che i giochi si sarebbero fatti nello scontro diretto, che l'Isernia ha perso all'andata, quindi ci sarà anche un motivo in più di rivalsa. Allora Samantha, ci rivedremo alle 14.45 con le formazioni delle due squadre. Si scontrano anche due grandi allenatori, Pino Di Meo e Pierluigi De Bellis, quindi ne avremo tante da dire, quindi appuntamento con tutti i nostri telespettatori a tra pochissimo con Franco De Santis, Francesco Presutti e i collegamenti qui da bordo campo. Sentite gli applausi da parte della tifoseria biancoceleste, non so se Andrea Fatica può riprendere, ecco qui sta arrivando anche l'Isernia per la fase di riscaldamento di questa partita. Rimanete incollati perché noi la seguiremo tutta, vi daremo naturalmente le notizie in diretta, la cronaca del match e anche le curiosità. Grazie ad Andrea che sta riprendendo questo momento. La tribuna si sta riempiendo, ci sono anche tantissimi addetti ai lavori che sono arrivati per assistere al match. Allora Samantha, io credo di poterti restituire la linea per grazie. I saluti, grazie del collegamento, ci vediamo tra poco, grazie anche alla regia di Campobasso, a tra poco. Grazie a te Valentina, preziosa come sempre. Continuiamo con lo sport, parliamo di futsal di serie A2, ha ripreso a marciare il quintetto del CUS Molise Circolo La Nebbia dopo l'exploit a Prato. I rossoblù superano nettamente anche gli Sporting Hornets al Pala Unimol. Il servizio. Prosegue nella sua opera di risalita della china il CLN CUS Molise, che centra il secondo successo consecutivo, superando per 5-1 la formazione capitolina degli Sporting Hornets dell'ex Porcari, ed è ora a due sole lunghezze al settimo posto e ad una vittoria dalla piena zona playoff. Al Pala Unimol, forte anche del proprio tifo, il team rossoblù dà vita ad una prova di grande sostanza sin dal via, trovando il vantaggio con una bella intuizione di Barrichello. L'ex Porcari, per anticipare un giocatore di casa, commette l'autogol del 2-0. Prima della fine del tempo, ben imbeccato da Barrichello, Triglia chiude la frazione sul 3-0. Nella ripresa, gli ospiti si ritrovano a dover fare i conti anche con il rosso a stoccata, ma riescono a difendersi bene in inferiorità numerica, salvo andare a subire poi, in parità, il gol del 4-0, con Lucas che sfrutta al meglio un altro assist al bacio di Barrichello, facendo dormire i suoi sonni tranquilli. Anche perché, prima della sirena, c'è tempo per il 5-0 messo a segno da Barrichello. La doppietta concretizzata lo porta a quota 27 reti in campionato e per la realizzazione della bandiera da parte dell'ex Porcari. Nessun sorriso invece per gli Spike Devils Campobasso e per l'Europea 92 Isernia nell'ultimo turno di campionato. Sentiamo ancora Vincenzo Ciccone.
Sabato nerissimo per le due molisane alla cadetteria di pallavolo. Al maschile, gli Energy Times Spec Davis Campobasso iniziano nel peggior modo possibile il loro trittico terribile, cedendo in casa per 3-1 con la Lazio. Nel primo parziale sono i biancocelesti ad iniziare meglio, ma i rossoblù risalgono la china ed hanno anche un set point su 25-24, commettendo però poi tre errori madornali che regalano il parziale 27-25 agli ospiti. Una reazione si palesa nel secondo set, conquistato per 25-19. Qui però, nuovamente i campobassani si perdono e lasciano spazio ai propri avversari, abili ad imporsi nel terzo parziale per 25-21 e poi a prendersi la contesa nel quarto, dove dal 23 pari i campobassani perdono il controllo del match con un errore di Esposito che poi scalcia il palo di sostegno e si becca il cartellino rosso che vale il successo bianco-celeste. Cede in esterna invece l'Europea 92 Esernia, che interrompe a 7 la striscia dei successi consecutivi. A Castellaneta le Pentre cadono 3-1, perdendo il primo parziale per 25-23. Nel secondo set le Blue Fuchsia riescono ad imporsi 29-27, risalendo anche da un ampio divario a sfavore, e nel terzo hanno anche un set point sul 25-24, ma cadono 27-25, aspetto che, nonostante anche tre lunghezze di vantaggio in corso di parziale, le porta ad inclinarsi definitivamente nel quarto set per 25-23. Ed è davvero tutto anche con lo sport. Vi ricordo che potete seguirci anche sui nostri social Facebook e Instagram. Dopo di noi vi ricordo la diretta della partita tra l'Isernia e il Campobasso 1919. È tutto. Grazie per averci seguito. Arrivederci.